Francesco Totti costretto a farlo per Ilaria Blasi, ogni giorno. Altro che separazione. Una nuova verità spunta sugli ex coniugi Totti Blasi. Che cosa è costretto a fare l'ex numero 10 della Roma? Dopo lunghissimo tempo, oramai, possiamo così definirlo, trascorso dalla separazione tra l'ex capitano della Roma Francesco Totti e la moglie Ilaria Blasi, il chiacchiericcio sul loro conto ancora non si è arrestato. Sono ancora numerosissime le teorie, per lo più prive di fondamento, che aleggiano sulla loro sofferta decisione. Prima di quella fatidica data del 2022, infatti, si erano già intravisti in numero pressoché esorbitante di dettagli che stonavano, riguardanti la loro apparente solida unione. Per dirla più terra a terra, non è stato tutto quanto improvviso, come un vero e proprio fulmine a ciel sereno, ma si sono percepite le cosiddette piccole scosse di terremoto prima dell'apocalisse. Francesco ad esempio si era rivelato assente alla festa di compleanno della figlioletta, per poi raggiungerla in un secondo tempo. Tutti quanti sapevano però dei numerosi e gravosi impegni che comportava il suo complesso lavoro da testimonial per i svariati marchi che lo avevano scelto così come di altro genere, ma il chiacchiericcio si era fatto così potente che la stessa Blasi era corsa in diretta dall'amica Silvia Toffanin per smentire tutto quanto. Ilari aveva dichiarato, ai microfoni dell'amica, che fra di loro andava tutto bene, come ultimo tentativo di mettere a tacere quelle terribili voci che avevano iniziato a circolare con gran prepotenza. Peccato che poco dopo la terribile notizia è venuta alla luce, lasciando molta amarezza nei cuori dei numerosi fan, soprattutto della prima ora, della coppia. Ilaria Blasi e Francesco Totti. Una separazione inaspettata. I due erano stati visti per tutta la durata del loro matrimonio, per la bellezza di ben 17 anni, ovvero dal 2005 al 2022, come una coppia affiatata per antonomasia, nel corso del quale sono venuti alla luce anche ben 3 figli. Parliamo di Christian, che sta seguendo le orme paterne, Chanel, che pare più orientata verso la strada della mamma e, infine, la piccola Isabel. Ad ogni modo sia Ilari, che da più di un anno è legata all'imprenditore tedesco Bastian Muller, che Francesco, ora felicemente fidanzato con Noemi Bocchi, sono entrambi due genitori molto presenti nelle vite dei figli. È tuttavia emerso un piccolo dettaglio che ha fatto storcere e non poco il naso ai loro estimatori. Riguarda qualcosa a cui l'ex capitano della Roma era obbligato a sottoporsi. A cosa era costretto l'ex capitano della Roma? Da buon romano verace infatti Francesco, nonostante le diete che gli venivano imposte per la sua carriera da sportivo, nelle famose giornate dello sgarro, non poteva dire di no ad una succulenta pasta asciutta, possibilmente carbonara o amatriciana. Ciò che non gli andava a genio, erano le regole imposte da Ilari. La Blasi infatti, da accorta donna di casa, a quanto pare, aveva l'abitudine di contare meticolosamente i rigatoni che venivano messi nel piatto. Il che era a dir poco incompatibile con l'appetito del suo allora consorte. Non da meno la moglie non tollerava l'idea o il fatto di poter mangiare separati. Insomma, per lui niente bis a tavola.